non era così potentemente presente che il campo dell'educativo in senso lato. Tra le mie attività in particolare c'era quella di organizzare dei webinar sull'educazione. Io li ho chiamati per il mio segmento, non quello sulle dipendenze. Ho provato a chiamarlo i fondamenti dell'educazione, cioè i fondamenti di tutti, quali possono essere i fondamenti, alcuni dei fondamenti dei saperi di tutti i mestieri, tutte le figure educative. Cioè, oggi abbiamo un sacco, veramente un sacco di iscrizioni, anche tantissimi presenti. Segno che il tema ha colto nel segno, perché il calore di questo tema si avverte dovunque vai, tutti ne parlano e tutti ne sparlano. Se dovessi indicare un filo conduttore fra i webinar, è stato possibilmente quello di dire che cos'è che non è. Allora, sulla comunità educante ognuno dice la sua, sulla complessità ancora di più, e sull'empatia, se possibile, ancora di più pure della complessità. Allora il problema è provare a fare un po' di riflessione, non dico di bonifica, ma almeno di riflessione critica, di costruire un po' di consapevolezza sul fatto che queste parole, da parole ombrello per così dire, da parole magiche, possono diventare veramente degli strumenti cognitivi finalizzati ad un'azione nei campi in cui uno è conficcato, nei campi educativi in cui uno è conficcato. Questa è l'ambizione, non tanto di fare seminari fini, non solo di fare seminari fini a se stessi, poi ognuno ne fa l'uso che ne vuole, ovviamente, ma la speranza, il monitoraggio che probabilmente faremo dopo e la continuità che probabilmente daremo a queste iniziative è quella di pensare che possano essere, dal mio punto di vista, sono degli strumenti per consentire un'azione anche, diciamo, educativa, se volete anche didattica, molto molto più, più consapevole, molto più intensa. Mi fermo qui, niente, quindi lascio la parola ai relatori e vorrei che si presentassero loro, magari dicendo in maniera molto schematica come si sono incontrati con l'empatia. Grazie, grazie Salvatore, grazie Antonio e grazie a tutte e tutti voi per essere ripresenti. E mi fa molto piacere poter scambiare qualche idea su questo tema insieme con l'amico Filippo. Io insegno estetica in statale a Milano e devo dire che il mio incontro con la questione dell'empatia risale davvero a molti anni fa, perché ero laureando, correva il 1991 e studiando dei polverosi, da un certo punto di vista, trattati di estetica tedesca tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, mi sono imbattuto in questo problema. Come vedremo, lo mostrerò anche con l'aiuto di qualche slide. Quella stagione è stata una stagione particolarmente dorata per quanto riguarda l'empatia. Si pensava tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento che l'empatia fosse una sorta di apri sesamo che potesse risolvere tanti problemi nell'estetica che stavo studiando, ma anche nella psicologia, ma anche nella filosofia dell'intersoggettività, dei rapporti intersoggettivi, dei rapporti tra soggetti, nel nostro rapporto, per capire il nostro rapporto con le cose. Poi l'empatia ha avuto, ovviamente, come spesso capita nelle questioni di storia della cultura, dopo questa vetta, anche dei critici feroci, si è un po' ingrottato come concetto, per poi risaltar fuori, grosso modo, a metà degli anni 90 del secolo scorso, quando un'equipe di neurologi dell'Università di Parma, guidati da Giacomo Rizzolatti, ha scoperto i famosi neuroni specchio, prima nei macachi, poi negli esseri umani. Vedremo che cosa questo ha comportato, ma indubbiamente ha comportato che l'empatia tornasse potentemente
sulla scena del dibattito non solo scientifico, ma anche del dibattito pubblico, sui giornali, nei programmi televisivi. Qualche anno fa era ancora presidente Barack Obama, si è rivolto agli studenti della Northwestern University dicendo: oddio, qui c'è un deficit di empatia, abbiamo bisogno di essere più empatici. E era solo, diciamo così, la punta dell'iceberg, perché lo sapete bene, oggi empatia è diventata una sorta di diktat, no? È un po' come l'immersività da un certo punto di vista, bisogna essere empatici a tutti i costi, bisogna essere immersivi a tutti i costi. Cito l'immersività a braccetto con l'empatia, lo vedremo perché piacerebbe esplorare la complessità di questo termine arrivando proprio alle nuove tecnologie. Voi vi siete occupati anche di addiction, di dipendenza dalle nuove tecnologie, e penso che sarebbe interessante gettare uno sguardo su queste nuove tecnologie digitali, informatiche, immersive, di realtà virtuale in modo particolare, perché lì l'empatia sta trovando un terreno molto fertile, ma a mio avviso anche molto, molto problematico. Filippo, vuoi raccontare tu come ti sei incontrato con l'empatia? Mi rilanci la palla. Anche io, come Andrea Pinotti, sono professore di estetica, ma all'Università degli Studi di Salerno. Sono napoletano, però. E l'ho incontrata in realtà forse la prima volta in termini critici, però, perché, come Andrea ha accennato, è stato un concetto massacrato da una buona parte della storia della filosofia. Tra tutti si pensi solo a Croce, per dire. La Federico II ha un impianto molto storicista come università, quindi diciamo era tra quei concetti che non andavano bene, che in qualche modo andavano criticati. E quindi l'ho incontrata la prima volta, come dire, sul versante delle cose sbagliate. E quindi è emerso però sin dall'inizio anche una cosa che secondo me è importante, con cui credo che avremo a che fare in tutte e due con quello che vi racconteremo, un rapporto molto ambiguo, non solo dei filosofi ma anche dei teorici, con questo tipo di esperienza, perché si parla di esperienza fondamentalmente. E questo secondo me è un tratto importante. Poi, appunto, come Andrea Pinotti ha detto, è tornata alla grande ovunque dopo gli anni 90, con una declinazione ovviamente molto particolare, perché ogni volta che in un momento della storia della cultura si riprende un termine, il valore d'uso del termine che si riprende chiaramente cambia molto a seconda dei contesti in cui questo termine inizia a circolare e come viene in qualche modo connotato. La cosa che annuncio già da ora, però credo che posso farlo, è questo: dopo il momento dell'acme, diciamo verso fine 800 in Germania, tra l'altro filosofia, diciamo, Andrea lo sa molto meglio di me, perché poi in realtà il termine io l'ho incontrato anche attraverso lui, diciamo, ci conosciamo da molti anni. Quindi è stata una delle occasioni, diciamo, della nostra amicizia. Dopo questo primo momento a cui appunto ha accennato Andrea Pinotti, poi la critica che è durata a lungo, in particolare appunto con anche l'esplosione di tutte le scienze del linguaggio applicate alle scienze sociali, che quindi erano tutte cose che ovviamente non avevano niente a che vedere con un contenuto emotivo, c'è stato il boom effettivamente con gli anni 90. Ora però siamo secondo me in un momento di quasi una seconda ondata, diciamo, diversa però. Cioè si inizia a prendere, si inizia a sentire, ed è la cosa a cui accennava anche Salvatore Pirozzi, si inizia a sentire con forza l'esigenza di fare un po' di chiarezza, o quantomeno di mostrare che questo termine vuol dire molte, molte cose e che ci sono dei significati molto diversi. Quindi credo di poter dire che oggi, poi lo dirò un po' più in là, ma è significativo che sono apparsi anche una serie di volumi, più o meno tutti con
coevi, per dire così, non solo italiani, che sentono, che affermano l'esigenza di ripensare l'empatia non solo come un diktat, come l'ha detto Andrea Pinotti, cioè come una cosa che bisogna assolutamente avere per colmare un deficit che sembra un deficit, come dire, universale, no? Globale, globalizzato della civiltà contemporanea. Sì, allora riprendo in questo ping pong che abbiamo pensato di fare anche per non fare il muro di prima l'uno poi l'altro. E, l'empatia, lo diceva proprio adesso Filippo, si dice in molti modi, no? Un modo che viene usato nel linguaggio ordinario è sapersi mettere nei panni degli altri. Nella pelle degli altri preferiscono i francesi, nelle scarpe degli altri, come dicono gli inglesi, ma insomma è un processo, una capacità, una facoltà attraverso la quale io mi decentro per spostare il centro della mia attenzione, della mia comprensione in un altro che non sono io. Certo, in questo decentrarsi, in questo mettersi nei panni degli altri, già qui si possono immaginare delle situazioni molto diverse, persino antitetiche. Immaginate che un vostro caro amico abbia perso un figlio. Cosa vuol dire mettersi nei suoi panni? Mettersi nei suoi panni può voler dire: mi metto nei panni di questo amico cercando di immaginare che cosa potrebbe essere la mia vita se io perdessi come ha perso lui questo figlio, no? Quindi è vero che mi decentro, però continuo a rimanere io comunque il punto di riferimento della mia riflessione e del mio tentativo di avvicinarmi almeno immaginativamente alla sua esperienza. Oppure mi metto nei suoi panni e cerco di capire cosa deve essere diventata la sua vita dopo aver perso questo figlio. Questo è un decentramento molto più forte, evidentemente, in cui io non sono più io che mi immedesimo in questa persona e comunque riferisco quella sua esperienza ad una mia possibile esperienza futura, ma cerco proprio di trasferirmi al suo posto, di tentare di vedere il mondo come lo vede lui. Ora, già questo ci fa capire appunto che entriamo in un territorio, come dice il titolo stesso del nostro incontro di oggi, in un territorio estremamente complesso. Poi, io ho cercato in un libro che è uscito una decina d'anni fa di ricostruire la storia di questo termine empatia, di ricostruirla anche in un'epoca in cui il termine non esisteva ancora. Sì, i greci dicevano empatheia, ma era più un termine appartenente al vocabolario medico, ci si riferiva ad un'affezione della carne, un'affezione patologica della carne. Ma non è che se non avevano questo termine i greci non sapessero che cosa vuol dire mettersi nei panni degli altri, evidentemente, no? Ci sono tanti racconti. Per esempio, noi che facciamo filosofia sappiamo quando Platone parla dei poeti, dei rapsodi, che sono capaci di far ridere o di far piangere il loro pubblico, immedesimandosi nelle vicende di un certo personaggio e innescando, no? Aristotele con il tema della catarsi, perché si va a teatro a vedere delle cose brutte, terribili, cruente, eccetera, per cercare di immedesimarsi nei personaggi e al tempo stesso però anche elaborare, metabolizzare, purificare, come appunto catarsi, il termine stesso lo dice, le passioni negative. Allora avevo tentato di fare questo percorso un po' vertiginoso con un sottotitolo quasi fantascientifico, da Platone al postumano. Da Platone appunto perché anche prima che si usasse questo termine, evidentemente i filosofi, i letterati, gli scrittori, i poeti si erano interrogati su questa possibilità di trasferirsi nei panni altrui. E il postumano rappresentava che cosa? Nella mia testa rappresentava Blade Runner, rappresentava questo
film iconico, se lo avete visto, ma immagino che l'abbiate visto tutti, vi ricorderete che all'inizio, nella scena fatale in cui c'è questo interrogatorio degli androidi, agli androidi che sono fatti così bene, questi Nexus 6, da poter essere confusi con gli esseri umani, ai sospetti androidi viene somministrato un test, il test Voight-Kampff, che è un test dell'empatia, perché gli androidi sono in tutto e per tutto come gli esseri umani, anzi sono persino più intelligenti, più rapidi, più forti muscolarmente di un essere umano. Il problema è che non riescono a provare empatia. E l'empatia come la si misura? Somministrando un questionario, cosa faresti se incontrassi una testuggine ribaltata sul suo carapace che sta morendo disidratata su una spiaggia con il sole che le batte a picco, e l'umano si agita al solo pensiero, no, di dover salvare questo animale, quindi ha delle reazioni fisiologiche, una conduttanza della pelle, la pupilla che si dilata in un certo modo, l'androide, il cyborg, non fa neanche una piega. Peccato poi che questo film, che declina il rapporto tra umani e androidi in una maniera molto diversa da quella che fa Philip Dick nel romanzo da cui questo film è tratto, Ma gli androidi sognano pecore elettriche, Dick lì li tratta come se fossero degli elettrodomestici, mentre il film di Ridley Scott è un film che li tratta come delle figure titaniche che in fondo cercano di continuare a vivere. Ed è anche per questo che poi nel corso del film si rivelano paradossalmente molto più capaci di empatia, proprio loro, questi cyborg, che erano stati identificati in quanto tali, in quanto androidi, come incapaci di empatia, proprio ancor più capaci invece di empatizzare con la vita stessa rispetto agli umani. C'è la scena finale in cui Harrison Ford sta per scivolare, lui che era cacciatore di androidi, appunto, dalla cima del Bradbury Building, e l'androide lo salva all'ultimo minuto perché empatizza con un'altra forma di vita. Beh, devo dire che in questo percorso che io ho cercato di ricostruire ho incontrato tantissimi significati, tantissime accezioni di empatia, e anche negli anni successivi mi è capitato spesso di ritornare sul tema, e magari anche proprio in occasioni come questa che abbiamo noi qui oggi pomeriggio, e di sentirmi anche un po' frustrato, anche un po' disperato, perché c'è una tale polivocità dei significati, un'area semantica talmente ampia che si confonde poi, come vedremo, con altre forme di relazione intersoggettiva, come ad esempio la simpatia, come ad esempio il contagio emotivo, che alla fine risulta davvero molto difficile afferrare questa sorta di proteo che ti scivola dalle mani come se fosse un'anguilla. In ogni caso, ci proviamo, e io anzi vorrei provare a condividere il mio schermo. Per vedere, non ci sono riuscito, forse sì. Vedete la mia slide? Sì, sì, si vede la slide. Sì, sì. Perfetto. Allora, innanzitutto, da dove salta fuori il termine empatia? Salta fuori più come un Einfühlung, o anzi come il verbo in Einfühlen, empatizzarsi, empatizzare, sentire. Il Fühlen in tedesco è come il feeling inglese, l'Ein è un prefisso, o l'Inein, che suggerisce un movimento che entra nell'altro, che entra in qualche cosa, ed è
un termine che compare in alcuni autori tedeschi verso la fine del Settecento, in Herder, in Wackenroder, in Novalis, nei famosi discepoli di Sais, e c'è in questi autori una sorta di afflato romantico, panteista, l'idea che il sentire del singolo soggetto sia un sentire che non si possa comprendere chiuso all'interno del soggetto stesso, ma che il soggetto risuoni. Uso questo verbo che ha che evoca, diciamo così, un'esperienza di carattere musicale, perché la questione del risuonare, come ad esempio quando io tocco una corda e un'altra corda che è tesa allo stesso grado comincia a suonare anch'essa anche se io non la tocco, ma c'è questa idea di un risuonare armonico non solo degli strumenti musicali ma anche delle nostre anime, della nostra interiorità in rapporto con un'alterità che è l'alterità delle altre persone ma che è anche l'alterità del mondo, del cosmo nel suo complesso. Questi due sono due teorici che trovate tradotti appunto in una antologia Estetiche di Empatia e anche in un libricino che è Simbolo e Forma. Theodor Lips era uno psicologo che dirigeva un importantissimo istituto di psicologia a Monaco di Baviera a cavallo tra 8 e 900, e Robert Fischer era uno strano personaggio, uno storico dell'arte, che aveva anche lui da un lato tratto tardo romantico panteista e dall'altro però era anche interessato alla nuova psicofisiologia che si stava formando in quegli anni. Perché metto questi due personaggi? Ma perché sono due personaggi che tra i più importanti nel pensiero tedesco di fine 800, prima del 900 riflettono sull'empatia, ma la prendono, per così dire, da due direzioni molto diverse. E già qui intravediamo un problema non da poco, perché Lips è sostanzialmente uno spiritualista che è relativamente poco interessato alle questioni del corpo, alle questioni della corporeità nella sua concretezza, mentre Fischer è piuttosto un personaggio, uno storico dell'arte, che insiste su tutto quello che è il côté più anatomico, più viscerale anche dell'empatia. Perché è interessante sottolineare questi due aspetti? Perché io devo confessare subito che parteggio per il secondo, per Fischer, secondo non cronologicamente come vedete, ma secondo perché ne ho parlato per secondo, perché io credo che uno dei grandi equivoci della nostra tradizione, che un equivoco che lo studio del problema dell'empatia ci aiuta a ridimensionare, non dico eliminare perché è un po' difficile, ma almeno ridimensionare, è il fatto che noi pensiamo sempre alla nostra vita emozionale, alla nostra vita affettiva, di cui l'esperienza empatica è un aspetto molto importante, pensiamo sempre in termini di interno, di interiorità, e pensiamo sempre che il corpo sia sempre o tendenzialmente, comunque la nostra cultura ha pensato alla affettività come ad un'interiorità e al corpo come ad un accessorio che può o meno esternalizzare. Ma dobbiamo renderci conto che tutte le volte che noi parliamo di una emozione, o meglio che noi proviamo un'emozione, proviamo al tempo stesso un movimento del corpo. È una cosa che si coglie subito se la traduciamo in inglese, quando diciamo emotion, emozione, e motion, movimento. L'emotion è sempre una motion del corpo, pensate quando, lo dicono bene anche le nostre metafore, i nostri proverbi, i nostri modi di dire, no? Questa cosa non mi va giù, è un rospo che non riesco a digerire, perché quando ho subito un torto sento un groppo
alla gola come se ci fosse un ostacolo appunto alla deglutizione, no? E la vergogna che cos'è se non quel montare del sangue che va a irrorare le guance e a renderle più rosse di quanto non fossero prima di questo momento, appunto, di questa motion di vergogna. E che cos'è l'innamoramento, che cos'è la gelosia? Sono, se ci pensate, sempre delle forme di articolazione, di declinazione, di modulazione della vita affettiva, che si traducono in sfarfallamenti della pancia, che si traducono in acidità di stomaco e via dicendo. Non vorrei essere materialista volgare, ma penso che oggi uno dei filoni più interessanti per studiare l'empatia sia proprio studiarla in termini di reazioni corporee, o se volete psicofisiche. A me è psicofisico o psicosomatico un termine che non piace, perché ha un trattino, quando c'è un trattino significa che noi abbiamo una difficoltà terminologica, ma non riusciamo più a ricomporre in unità. Parliamo tanto di olismo oggi, no? Anche nella medicina, ma non riusciamo più a ricomporre in unità quello che è stato così scrupolosamente spezzato nel dualismo che contraddistingue la nostra tradizione culturale, la nostra tradizione anche filosofica e metafisica. Però per spezzare una lancia anche a favore dell'Ips, che fin qui ho trattato male parlandone come di uno spiritualista, devo dire una cosa, che l'Ips era molto chiaro nel distinguere due aspetti dell'empatia, che purtroppo oggi, qui anticipo un tema su cui fra non molto tornerà lo stesso Filippo, oggi si tende a identificare l'empatia con una sorta di inclinazione o di facoltà prosociale positiva, per cui è il rischio questo di diluire la riflessione intorno all'empatia in una sorta di tarallucci vino, embrassons nous, volemose bene, e siamo tutti più contenti e più felici, vivremo tutti in un mondo migliore se riusciremo a essere più empatici tra di noi, se promuoviamo questa capacità di metterci appunto nei panni degli altri. L'Ips era più cauto, era più prudente. Scusate, sia Filippo sia io oggi siamo un po' conciati. Uno dei vantaggi dei webinar è che non c'è trasmissione dei germi. Dicevo, l'Ips era più prudente perché sapeva che occorre distinguere un'empatia positiva da una empatia negativa. E questa consapevolezza è qualche cosa che oggi tendenzialmente si perde, si mette, non dico in secondo, ma anche in terzo, in quarto o in quinto piano. Per dirla con una battuta, che ha a che fare proprio con la questione del corpo, anche il torturatore sadico, per sapere dove fa più male, per così dire, alla vittima, là dove deve andare a colpire o deve andare a intervenire, ma anche manipolare psicologicamente, al di là dell'aspetto della tortura proprio fisica, dell'infliggere una ferita, deve sapersi mettere nei panni della propria vittima. E quindi lo introduco così come un tema, appunto Filippo ci ritornerà dopo, guardiamoci da una concezione unilaterale dell'empatia, da una concezione che intenda l'empatia solo ed esclusivamente come una disposizione favorevole alla socialità e all'amore comune e condiviso. Un altro personaggio che aveva preso molto sul serio l'empatia in un mondo in cui non era facile prenderlo sul serio, cioè nel mondo dei fenomenologi, della fenomenologia, perché anch'io come Filippo sono
cresciuto in un mondo ostile all'empatia. Infatti, quando mi sono messo a studiarla qui in statale, non mi guardavano proprio con un occhio particolarmente favorevole, non perché ci fosse una tradizione di storicismo più o meno di ascendenza crociana, come nel suo caso, ma perché c'era una forte tradizione invece improntata alla fenomenologia. E la fenomenologia, a partire da suo fondatore Husserl, ma pensiamo poi a Scheler, a Edith Stein, ha molto studiato la questione dell'empatia, ma l'ha anche decostruita e ha anche messo molto in guardia su questo concetto. Questo signore, Moritz Geiger, scrive nel 1911 un saggettino che è sempre tradotto in quell'antologia sull'essenza e significato dell'empatia, che io credo che ancora oggi, a distanza di più di 100 anni, sia un saggio molto interessante, perché ci propone di prendere in considerazione che cosa? Innanzitutto il fatto che noi parliamo di empatia e la traduciamo con un sapersi mettere nei panni degli altri, e quindi è un'empatia innanzitutto umana, intersoggettiva, ma Geiger, che aveva ben letto Lipps, Fischer e altri della costellazione di questo arcipelago di autori, sapeva molto bene che c'è tutta un'altra metà della luna che è molto importante, cioè il nostro rapporto empatico con le cose, con gli oggetti. E questo è interessante insistere su questa cosa, perché anche questo, non solo quell'empatia negativa di cui parlava Lipps, ma anche il fatto che sia possibile intrattenere una relazione empatica non solo con un altro essere umano, ma persino con una cosa, persino con un colore, persino con un'atmosfera, persino con un arredamento, persino con appunto un oggetto o un insieme di oggetti inerti. È un tema che oggi, perlomeno in una certa, come vedremo, in un certo modo di rilanciare oggi la questione dell'empatia, è un po' tenuta in secondo piano, e si tende a valorizzare, si tende a privilegiare il nostro rapporto empatico con gli altri esseri umani. Allora, all'interno della empatia con gli umani, Geiger distingue la simpatia. Molto spesso, anche qui ci sarebbero decine di teorie, di declinazioni diverse che cercano di distinguere l'empatia e la simpatia. Un modo che ha un neurologo e fisiologo del Collège de France, Alain Berthoz, molto divertente per capire se siamo di fronte ad un fenomeno simpatico o ad un fenomeno empatico, è che voi vi piazzate di fronte ad un'altra persona o ad un gruppo di persone, alzate le mani così e chiedete al gruppo o a chi vi sta guardando di fronte a voi di imitarvi. E poi improvvisamente voi andate giù con le due mani a sinistra oppure a destra, e ci sarà una parte del gruppo che, se voi siete andati verso la vostra sinistra, andranno verso la loro sinistra, e ci saranno invece delle persone che si comporteranno rispetto a voi come se voi foste di fronte ad uno specchio. Se voi andate giù a sinistra, loro di fronte a voi andranno giù verso la loro destra. Allora, perché questo semplice esperimento disarmante nella sua semplicità è interessante? Ma dice Berthoz, perché quelli che, se voi andate giù a sinistra, vanno giù verso la loro sinistra, sono stati capaci di fare una rotazione, di mettersi nei vostri panni e di guardare il mondo dal vostro punto di vista, e stanno quindi empatizzando. Mentre quelli che, se voi andate giù a sinistra, loro vanno giù verso la loro destra, stanno simpatizzando, stanno imitando, stanno consentendo rispetto al vostro tipo di comportamento, come se si trattasse proprio di una relazione di specchio.
Un altro modo per avvicinarsi a questa intricata relazione tra empatia e simpatia è pensare ad esempio a un amico che mi viene a confidare la sua intenzione di togliersi la vita. Io posso empatizzare con lui o con lei, cercando di capire quali sono le ragioni esistenziali che lo hanno condotto sul baratro di un gesto così radicale e definitivo, ma non simpatizzo, non lo condivido, tendenzialmente si spera almeno, no? E cerco di dissuaderlo dal compierlo, ad esempio. Un altro modo di articolare questo mio rapporto con l'altro è quello che un altro fenomenologo come Max Scheler chiama unipatia. L'unipatia è un sentirsi uno, è una fusione. È, ad esempio, quel tipo di relazione che capita in certe fasi dell'innamoramento, in certe fasi di una relazione amorosa completamente coinvolgente da non consentire più una distinzione dei due membri della coppia, ma può capitare anche nel caso, ad esempio, questo è descritto fin dal Settecento, fin da Adam Smith, lo spettatore che è al sicuro sulla ben piazzato con i piedi sul terreno, che guarda là in alto un'acrobata che sta oscillando sulla sua corda, tenendosi stretto alla sua asta. E tutte le volte che l'acrobata comincia ad oscillare pericolosamente, cercando di recuperare il suo equilibrio, gli spettatori cominciano a oscillare essi stessi per il solo fatto che guardando quell'acrobata si immedesimano nell'acrobata. E allora lì avviene qualche cosa che si potrebbe chiamare in un certo senso unipatia, nel senso appunto che non è più distinguibile fino a che punto arrivi l'acrobata e fino a che punto arrivi lo spettatore. Tendenzialmente le teorie dell'empatia convergono nel dire che l'empatia non è mai una fusione, che mettersi nei panni dell'altro non significa mai cancellare le identità, ma che è una relazione appunto nella differenza, una relazione che è capace di conservare la differenza tra gli individui. Una differenza che non solo viene meno nella relazione unipatica, appunto quella dell'acrobata e dello spettatore, ma che tende a venire meno anche quando si ha un fenomeno di contagio emotivo, che possono avere, come sappiamo, degli esiti anche tragici, anche mortali. Quando c'è un teatro, un cinema pieno, una sala da concerti, poi qualcuno comincia a urlare e la gente comincia a scappare, tutti scappano, nessuno sa perché, e c'è questo contagio letterale, no? Dell'affetto, dell'emozione che si trasmette da un soggetto all'altro. I soggetti non sono più capaci di ragionare in termini autonomi, individuali, ma si viene a creare una massa indistinta che si muove in una maniera del tutto irrazionale ed è afferrata da appunto un'affettività, un'emozione, una paura, per lo più, che nessuno dei componenti del gruppo sarebbe in grado di descrivere nelle sue cause. Sul versante invece della nostra capacità di empatizzare con gli oggetti, Geiger distingue principalmente due classi, un'empatia di attività e una empatia di stati d'animo. Io vorrei soffermarmi un attimo su queste due classi, proprio perché tendenzialmente, come dicevo, oggi si punta a insistere molto sull'empatia intersoggettiva, ma meno si riconosce che noi possiamo intrattenere dei rapporti empatici anche con oggetti inerti. Vediamo un esempio di scusate, di empatia di attività, che tutte le volte che diciamo, ad esempio, che una colonna
svetta o si erge verso il cielo, lo diciamo anche delle facciate delle cattedrali gotiche, no? Sono delle espressioni che noi usiamo abitualmente. È evidente che, o quando diciamo ad esempio che c'è una certa strada che serpeggia sul fianco di una collina, no? Ma siamo noi eventualmente a serpeggiare con la macchina o con la bicicletta, quando o con la moto quando saliamo per questa strada, ma la strada di per sé non va da nessuna parte, non si muove, così come la colonna non si erge, la colonna è ferma, la colonna è anzi ciò su cui si basa la staticità. Se noi pensiamo al colonnato del Bernini in piazza San Pietro, diciamo è una fuga di colonne, ma evidentemente queste colonne non fuggono propriamente da nessuna parte, guai se fuggissero, perché comprometterebbero appunto la statica di tutto il porticato. Allora, che cos'è l'empatia di attività? L'empatia di attività è tutte le volte che noi sentiamo che qualche cosa che non è attivo, che non è dinamico, che non ha potenza di muoversi, si muove e va da qualche parte o esprime appunto una sua dinamicità, una sua attività. L'empatia di stati d'animo invece accade tutte le volte che noi attribuiamo uno stato d'animo appunto a un oggetto che apparentemente è privo di personalità, è privo di psiche, no? Quando diciamo che un paesaggio è malinconico, non a caso lì c'è un salice che apporta come nome latino Salix sepulcralis, che la dice lunga appunto sulla tonalità affettiva di questa pianta. Cosa facciamo? È evidente che un paesaggio non può essere gaio, gioioso o malinconico. Uno direbbe perché non c'è nessuna anima nel paesaggio, non ha una interiorità che possa provare questo tipo di sentimento. Quando diciamo che il rosso è un colore aggressivo, che è un colore violento, che ci sono colori che invece sono più soavi, che sono più delicati d'animo, appunto. Ma i colori non hanno una psiche, no? E quindi a che titolo poter attribuire loro uno stato d'animo, appunto. Eppure lo facciamo in continuazione. Il tuono minaccioso, come se il tuono avesse un'intenzione di minacciare qualcuno. Come la si è spiegata questa nostra capacità di attribuire appunto o attività o stati d'animo a degli oggetti inerti? La si è spiegata, più o meno ci sono caduti tutti i teorici dell'empatia, con un modello teorico, con un modello concettuale che io ho chiamato un modello idraulico, un modello di vasi comunicanti. Qui vedete in questa slide il grosso vaso blu sulla sinistra, quello è il soggetto, quello siamo noi. Un modo per spiegarlo è: certo che il paesaggio mi sembra malinconico, sono io, soggetto, essere umano, che può provare la malinconia e che la trasferisce, la proietta, la attribuisce, la travasa in un oggetto di per sé inerte che è pronto ad accogliere la mia proiezione. Quindi tutta l'emotività, l'affettività, la dimensione sentimentale che io ravviso nel paesaggio, sono stato io a mettercela. E così tutta quell'attività che io sento e avverto nella colonna o che avverto nel serpeggiare della strada per la collina, o tutta quell'aggressività che io avverto in un certo colore rosso tipicamente, no? Sono stato io a riempire questi oggetti del mio contenuto psichico, no? Addirittura questo modello aveva strappato qualche ironia proprio in un allievo di Lips Stern, che aveva parlato dell'Einfühlung, cioè dell'empatia, come Einfühlung, che vuol dire riempimento proprio, no? Quindi per questo si può parlare bene di un modello idraulico. Perché questo modello non tiene? Ma non tiene
perché noi pensiamo tipicamente al paesaggio, si capisce molto bene, perché non tiene se spingiamo all'estremo questo tipo di situazione, no? Paesaggio malinconico, ma perché sono depresso io, no? Sono io lì che mi sto deprimendo sulla panchina di fronte al Salice e quindi sto trasferendo appunto la mia malinconia sul paesaggio. Poi il problema è che lo faccio senza rendermene conto, lo faccio in una maniera inconscia, in modo tale che poi sembra che la malinconia che sono stato io stesso a mettere nel paesaggio mi ritorni dal paesaggio come se fosse originata dal paesaggio stesso. Ecco, questo è un tipo di movimento che in teoria, se uno si stacca dalla panchina e va a prendersi in macchina un bel Prozac, tornerebbe a quel paesaggio e a quel punto il paesaggio gli sembrerebbe qualcosa di super divertente, di super gioioso, di super sereno. È evidente che non è così, e molta della riflessione intorno all'empatia ha proprio lavorato a decostruire questo modello idraulico. Nell'empatia non ci sono bicchieri vuoti, il mondo, e bottiglie piene, i soggetti, e ci si limita a travasare il sentimento da una parte e dall'altra, ma ci sono delle strutture di senso. Il paesaggio è malinconico, ma nel senso che è strutturato lui in una maniera malinconica, e che la malinconia è qualcosa che può prendere una dimensione umana, può specificarsi appunto in quella disposizione alla depressione che più o meno tutti abbiamo incontrato almeno una volta nella nostra vita, ma può anche assumere una dimensione causale. E all'interno di questa dimensione, che può essere tanto umana, tanto personale, quanto causale, quanto oggettuale, che ci si relaziona. Ci si relaziona con le cose, con le loro strutture di senso, che vanno riconosciute. Il rosso è di per sé un colore che si presta ad una dimensione, ad una tonalità affettiva dell'aggressività, e non è a quella tonalità affettiva che si presta il verde, che si presta il blu. Qui ci sarebbe un percorso molto bello da fare all'interno della teoria dei colori, no? A partire dalla teoria dei colori di Goethe, pubblicata nel 1810, in cui c'è tutta una sezione sull'azione sensibile e morale del colore. E un cent'anni dopo, quando Kandinsky scrive Lo spirito è nell'arte, in cui parla di una grammatica dei colori, che è una grammatica affettiva dei colori che vengono ad associarsi a determinate forme. Da qui, in omoterapia, capite che il passo è abbastanza breve. Abbiamo visto i pionieri alla fine del Settecento, abbiamo visto i teorici dell'estetica alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, e adesso vi presento qualche volto della nuova ondata, diciamo così, di studi e di interesse che, come si diceva proprio all'inizio, si è presentata in questi ultimi 20-30 anni. Lì avete al centro uno dei più importanti primatologi, Franz De Waal, che scrive nel 2009 una Age of Empathy, un'età dell'empatia, in cui dice: noi siamo empatici, ma non abbiamo scoperto niente di nuovo. Lo siamo perché prima di noi lo sono tra loro i primati dai quali noi deriviamo. E qui si intravede anche una interessante filone di ricerca su quella che si potrebbe chiamare una empatia non solo intraspecifica, cioè dell'essere umano con altri esseri umani, del primate con altri primati, dello scimpanzé con altri scimpanzé, del gorilla con altri gorilla, ma interspecifica. E quindi ci sono dei casi molto interessanti di specie animali diverse che assumono delle relazioni, una cura anche, no? Di carattere
empatico tra la leonessa e il cucciolo di gazzella, per esempio. Sulla destra trovate Jeremy Rifkin, un economista, futurologo, molto difficile da definire dal punto di vista disciplinare, che ha scritto nello stesso anno, ha pubblicato questa Civiltà dell'empatia. E cosa dice Rifkin? Rifkin sostanzialmente fa un discorso che riguarda non solo i rapporti interumani, ma il nostro complessivo rapporto con il pianeta nel suo complesso. Fa un discorso che oggi chiameremmo di sensibilizzazione antropocenica, si potrebbe dire. Dice Rifkin che fintanto che l'essere umano continuerà nel modello di Hobbes, no? Homo homini lupus, sarà destinato all'estinzione. Ma questo potrà cambiare nel momento in cui all'homo homini lupus si potrà sostituire un homo empathicus, capace appunto di mettersi nei panni degli altri, ma anche di mettersi nei panni delle forze della natura, delle entità naturali, dei fenomeni naturali, del pianeta nel suo complesso, che altrimenti qui facciamo tutti una brutta fine. Sulla sinistra ci trovate Giacomo Rizzolatti, quello è un libro pubblicato nel 2006 insieme con un mio collega qui della Statale di Milano, l'epistemologo Corrado Sinigaglia, So quel che fai, che racconta della scoperta dei neuroni specchio. Prima nei macachi erano più o meno la metà degli anni 90 e poi nell'uomo stesso. I neuroni specchio sono una particolare popolazione di neuroni visuomotori che sostanzialmente si accendono o sparano, come dicono con una terminologia un po' militaristica questi neurologi, sia quando io compio un'azione in prima persona, sia quando io la vedo compiere da terzi. Se io adesso porto questa mia bottiglia d'acqua alla bocca per bere un sorso d'acqua, i vostri neuroni specchio si sono attivati, stanno sparando, stanno assorbendo ossigeno, stanno attivandosi, e quali si attivano nel momento in cui voi mi vedete compiere questa azione? Si attivano gli stessi che si attiverebbero se a compiere questa azione foste voi stessi. Questo è, da un certo punto di vista, considerabile come il meccanismo biologico che sta alla base dell'empatia. Anche qui si sono dette molte cose intorno a questi neuroni specchio, e anche pronunciate delle dichiarazioni che si basano su dei fraintendimenti. Questi neurologi insistono sul fatto che i neuroni di per sé non ne sanno nulla, evidentemente, di empatia. Loro conoscono relazioni chimiche, osmosi, sali, impulsi elettrici, ma questa popolazione consente proprio per questi meccanismi biologici di fondare quella che è la base biologica di relazioni di tipo empatico che hanno a che fare con dei rapporti di tipo superiore, delle esperienze di tipo superiore, come appunto quelle che si innescano quando vediamo un'altra persona fare qualche cosa. Dico qualche cosa ancora prima di lasciare la parola a Filippo, perché all'interno dell'equipe di Giacomo Rizzolatti c'è un neurologo che si chiama Vittorio Gallese, che vedete lì sulla destra, che si è messo a collaborare con uno storico dell'arte, David Friedberg, sulla sinistra. Trovate questo loro saggio seminale pionieristico che si chiama appunto Motion Emotion, quindi movimento, emozione ed empatia nell'esperienza estetica, tradotto in questa antologia. Cosa hanno pensato questi due
studiosi dalla provenienza così diversa, un neurologo molto interessato alle scienze umane come Gallese, uno storico dell'arte molto interessato ai processi neurali come Friedberg. Si sono messi insieme perché hanno detto, ma vuoi vedere che questo meccanismo specchio che governa la relazione empatica dal punto di vista del meccanismo biologico che noi intratteniamo con i nostri simili in carne ed ossa, no? Nelle nostre relazioni intersoggettive, funziona anche quando noi abbiamo a che fare con delle immagini. In fondo, se noi pensiamo oggi a quanto siamo immersi nell'immagine quotidianamente, si potrebbe persino dire che anche come sta capitando in questo momento, no? Che la nostra relazione intersoggettiva sia una relazione profondamente, pervasivamente, costitutivamente mediata dalla messa in immagine. Voi mi state vedendo in immagine, io vi vedrò al momento delle domande in immagine, eccetera, eccetera. E allora hanno cominciato a ragionare sul fatto che quando io vedo un Tommaso incredulo che vuole mettere il dito nella piega del costato di Cristo, o quando vedo questa mano della crocifissione di Grünewald contorta dagli spasmi del dolore, magari del tetano, che il pittore ha voluto rappresentare con questa tensione dei tendini e dei muscoli così, così estrema, si innesca nello spettatore virtualmente un rapporto specchio. È come se noi fossimo quel dito, come se la nostra mano... Voi direte, ma io non ho mai messo la mano dentro nella ferita del costato di nessuno, come posso in qualche modo ripetere anche se solo virtualmente in me? Io non mi sono mai piantato un chiodo o nessuno mi ha mai crocifisso al braccio di una croce, come posso empatizzare con il Cristo di Grünewald? Ma se non abbiamo mai messo un dito in una ferita del costato, abbiamo in qualche modo, credo, messo tutti il dito in qualche orifizio anatomico. E magari non abbiamo mai avuto un chiodo arrugginito piantato dentro nel palmo della mano, ma ci siamo punti con una spina, con un chiodo, ci siamo feriti in qualche modo. E la nostra immaginazione, sulla base di quella che è l'enciclopedia motoria e del dolore in questo caso che abbiamo accumulato nel corso della nostra vita, è capace di lavorare come su un gradiente, aumentare quel nostro ricordo, quella nostra memoria ed espanderlo e avvicinarsi alla ispezione di una ferita nel costato o avvicinarsi ad una corona di spine del Cristo deriso. Uno potrebbe dire, sì, d'accordo, ma lì è facile perché ci sono uomini e donne raffigurati con dei corpi, delle ferite, un dolore espresso in questa carne che noi possiamo facilmente immaginare come se potesse essere il nostro. Ma di fronte ad un quadro astratto come il Pollock o un taglio di Fontana, cosa si riesce a fare? Bene, secondo Friedrich e Gallese, in quel caso io vedo il dripping di Pollock in realtà come un dripped, perché è statico, è colato, è al passato, ma nel momento in cui io lo guardo si riattiva in me quel circuito motorio di tutti quei gesti che sono stati necessari per fare il dripping, cioè per fare il gerundio, per fare il participio presente, si potrebbe dire, di quel quadro. No, io vedo il tagliato dei tagli di Fontana, ma quando lo guardo si innesca in me quel circuito motorio del tagliante e si riattiva in me il fatto che anch'io ho colato del colore, che anch'io ho tagliato nella mia esperienza, e quindi è come se io mi avvicinassi a quella virtualmente, a quella danza intorno alla tela, che quel valzer, come qualcuno lo ha descritto, di Pollock, o a quel taglio
di Fontana, qui immortalato da Ugo Mulas in una celeberrima fotografia. Pittura, arte statica, ma gallese, si è messo a lavorare anche con uno storico del cinema, Michele Guerra, per vedere se questo modello neuroscientifico potesse applicarsi anche all'immagine in movimento, all'immagine cinematografica. E è un test interessante questo, che lavora ad esempio sulle varie forme di montaggio, quali sono più favorevoli a promuovere una relazione di tipo empatico con lo spettatore, o ad esempio a quali sono le forme di inquadratura, o anche le forme dei dispositivi che consentono una maggiore o minore empatizzazione tra lo spettatore e il personaggio. In modo particolare questa Steadicam che qui vedete nella diapositiva, nel filmato di sotto, testata dal suo inventore, questo gigante Garrett Brown, era quella che veniva usata nella rincorsa del bambino nello Shining di Kubrick, e in quel modo voi avete proprio la possibilità di sentirvi lì con il bambino in quell'inquietante corridoio, ed è una possibilità che viene promossa da un determinato tipo di inquadratura, da un determinato tipo di girato, da un determinato tipo di movimento di camera, da un determinato tipo di dispositivo, che in questo caso è appunto la Steadicam. L'ultima diapositiva prima di passare la parola a Filippo, ed è una diapositiva che ci porta all'empatia, così come è stata, come è diventata anche, come era già per Blade Runner, ne ho parlato prima, il tema del cinema. Qui abbiamo un film al quale io sono molto affezionato, Strange Days di Catherine Bigelow, quindi del 95, e qui la Bigelow immagina un dispositivo, questo squid, questa calotta che viene piazzata sulla testa delle persone, che è capace di registrare e poi di mandare in playback. Che cos'è che registra questa calotta? È capace di registrare non solo quello che una persona vede, non solo quello che una persona sente, nel senso uditivo del termine, ma tutto quello che una persona prova, tutto quello che una persona esperisce nella sua totalità. Gioca qui la fantasia che nasce con la nascita stessa del cinema, cioè il cinema come capace di una riproduzione totale del reale, ma è anche una empatia totale. È anche in questo caso forse una forma di empatia talmente spinta all'estremo da diventare fusione, da diventare unipatia. E quando quella calotta viene staccata dalla testa della persona della quale si è registrata l'esperienza, piazzata sulla testa di un'altra persona e mandata in riproduzione, mandata in playback, questa seconda persona è capace di rivivere la vita dell'altra persona nella sua interezza. Il film ha anche delle componenti di carattere thriller, perché si sviluppa un mercato nero di registrazioni di stupri, di violenze, addirittura di omicidi, e non voglio spoilerare per chi non l'avesse ancora visto, ma ci mette di fronte non solo a questo orizzonte di un'empatia totale, no? La capacità di vivere esattamente quello che ha vissuto un'altra persona, ma proprio per questi aspetti di snuff movie, di mercato nero, della violenza, ci mette anche di fronte a quella forma di empatia negativa di cui adesso credo che Filippo ci vorrà dire qualche cosa. E intanto posso così interrompere la mia condivisione. Grazie mille, Andrea. Volevo approfittare in realtà di questo di questi ultimi tuoi esempi per introdurre
sì, la questione dell'empatia è negativa, ma anche più in generale la questione del rapporto, diciamo, con il corpo che, a cui tu hai accennato all'inizio. Prima di farlo, però, mi fa piacere ricordare che questa invenzione di Catherine Bigelow in realtà l'aveva già pensata, ma molto diversamente, Primo Levi, in un racconto di storie naturali, dove c'è un apparecchio che si chiama, se non ricordo male, il Torek, un registratore totale che registra l'intera vita di un individuo che poi può essere appunto rivissuta e in prima persona, perché l'apparecchio è indossato. E questo mi permette anche di fare, come dire, un accenno alla questione tra le varie arti, un accenno alla letteratura e al tema della lettura. Però prima di soffermarmi un attimo sulla questione dell'empatia negativa a cui tu hai più volte accennato, vorrei riportare, leggervi un attimo una frase di un autore che appunto Andrea Pinotti conosce bene, perché l'ho anche studiato e tradotto, che è Johannes Volkelt, che dice che l'empatia è l'oscuro ambito di confine e di passaggio tra natura e spirito. Oggi noi potremmo dire un'altra cosa, tra mind e body. Quindi natura e spirito, mente e corpo. Nella rinascita, nella nuova fortuna dell'empatia dagli anni 90 in poi, quello che è emerso con forza, che l'ha resa anche così, come dire, attuale, in una maniera un po' paradossale, perché poi è stato uno dei temi che per certi versi è stato sommerso, è appunto la questione dell'embodiment. Ora, confine e passaggio non è chiaramente una metafora, qui non voglio però, come dire, tediarvi su da dove vengono questi termini, quali sono i riferimenti, come dire, anche filosofici pregnanti in questo testo del 1876, però è evidente che confine o limite o barriera è una cosa, passaggio ne è un'altra. È qua che si gioca l'autonomia tra colui che empatizza e ciò che viene empatizzato, sia è un essere simile a noi, un altro essere umano, sia un paesaggio, sia uno spazio, un'atmosfera o un oggetto. È evidente che in questa questione del rapporto, dell'empatia, come quel appunto insieme, confine e passaggio tra natura e spirito, tra mente e corpo, si giocano anche, come dire, i rischi e i pericoli dell'empatia. Andrea ci ha fatto vedere gli esempi che sono stati studiati da Gallese e Friedberg, per esempio quello di il dipinto famosissimo di Caravaggio, ma ci sono anche invece alcune incisioni di Goya, dove è evidente che la questione diventa anche una questione, come dire, moralmente imbarazzante, perché se sparano i neuroni specchio, me spettatore, gli stessi di quelli che compie l'azione, allora comprendete bene che qui l'empatia non è con il corpo di Cristo che ha il dito nel costato, appunto, o non è con il corpo del flagellato, non è il corpo di colui che viene mutilato in una incisione di Goya e quant'altro, ma è invece un'empatia e quindi una problematica immedesimazione empatica con il carnefice. Qua si gioca effettivamente una questione, come dire, oggi particolarmente sensibile, che è stata recuperata negli ultimi anni. Mi riferisco al volume di Stefano Ercolino e Massimo Fusillo, che è uscito da pochissimo, Empatia negativa, il punto di vista del male, per Bompiani,
un volume di poco precedente, che è invece un volume di Anna Donise, per una critica della ragione empatica, pubblicato per il Saggiatore, se non ricordo male. Due volumi molto diversi, quello della Donise, che è una collega, una filosofa napoletana, si occupa di filosofia morale, e quindi la sua preoccupazione è quella di cercare di ristabilire, diciamo, un rapporto tra empatia ed etica. Mentre invece il volume di Ercolino e Fusillo è un volume di due studiosi di letteratura comparata e in generale che hanno un approccio comparatista a moltissime forme, non solo, diciamo, letterarie, delle arti. Due volumi molto diversi di impianto che però, come dire, si basano e mettono al centro della loro ragion d'essere, l'esigenza di dover dare conto oggi, anche per dire così, del lato oscuro dell'empatia, che invece sembra essere stato completamente rimosso in questa ondata a partire dagli anni 90 sull'empatia. Effettivamente, appunto, se noi pensiamo e lo prendiamo alla lettera, confine, passaggio, è chiaro che se noi prendiamo alla lettera il passaggio tra natura e spirito, tra mente e corpo, l'empatia può diventare un'ipatia e può portare alla perdita del sé, e quindi sfociare in un collasso della relazione empatica, laddove invece è fondamentale che si mantenga la differenza tra me e l'altro. Ma voglio farvi un esempio, perché così, diciamo, credo che sia abbastanza forte, utile per comprendere un tema che è costante e che però, appunto, soltanto in questi ultimi tempi sta richiamando un'attenzione anche più massiccia. Prendiamo di nuovo l'esempio del corpo di Cristo con il dito nella piaga. Quello è un confine che diventa corporeo, un limite corporeo che diventa anche una zona di transizione, di intrusione di un corpo altrui. Questa questione della perdita del proprio limite organico, perché appunto una ferita non è niente altro se non una, come dire, una messa in crisi dell'integrità del corpo di un soggetto vivente, per esempio, viene messo in luce in un libro particolarmente fortunato e anche particolarmente importante, che si chiama L'intelligenza delle emozioni di Martha Nussbaum. Martha Nussbaum è stata una delle prime, poi anche in Disgusti Umanità, che è un libro di qualche anno successivo, è stata una delle prime studiose che, pur prestando una grandissima attenzione e recuperando il ruolo dell'empatia, e in particolare in linea anche con poi quel recupero e quell'affermazione di Obama, no? A cui tutti pensiamo quando pensiamo all'empatia e alla letteratura, per esempio, non soltanto il cinema. La Nussbaum, quindi, pur muovendosi in una direzione di un recupero dell'intelligenza dell'emozione, quindi della funzione dell'empatia, quindi della capacità di potersi immedesimare con l'altro, non per vivere in prima persona quello che vive e patisce l'altro, perché questo sarebbe un gesto, appunto, tra l'altro, il decentamento di cui parlava Andrea Pinotti all'inizio, qua diventerebbe radicale, sarebbe una vera e propria espropriazione di sé. La Nussbaum, però, in maniera, credo, assai sintomatica, si occupa del tema del disgusto, che è una delle emozioni negative più forti, più potenti e anche più, come dire, eloquenti per comprendere la forza dell'empatia negativa. Che cosa accade nel disgusto? Nel disgusto, quello che prova l'altro alla lettera entra dentro di me e prende il mio posto. Il disgusto è una forma di contaminazione, secondo la Nussbaum,
in cui io, credendo anche in base a una sorta di, come dire, pensiero quasi magico, di entrare in contatto con un qualche cosa o un qualcuno che è stato contaminato da qualche cosa, è il tema della viralità. Il libro di Nussbaum, riletto oggi post-Covid, è estremamente, come dire, anche per certi versi quasi profetico, cioè, perché si occupa di temi come la viralità, la contaminazione, eccetera, mettendoli in relazione a delle questioni che poi noi abbiamo avuto modo di, come dire, verificare e vivere in prima persona con molta forza qualche anno dopo, un decennio dopo. Appunto, il discorso secondo la Nussbaum è questo: l'abolizione dei limiti spaziali della mia identità organica e biologica, in cui io mi sento invaso da qualche cosa perché ci entro direttamente in contatto. Qua appunto, l'analogia diventa una omologia, la prossimità diventa una contiguità fisica, diventa letteralmente un contatto, tra l'altro secondo una logica magica, diciamo, che è stata studiata appunto dagli antropologhi, per cui quello che è venuto in contatto con una prima fonte capace di provocare effetti benigni o maligni, mantiene, diciamo, tale potenza anche successivamente. Credo che questo prima, come dire, questo esempio, che non è un esempio, non deve essere frainteso come un esempio limite, diciamo così, ma è un esempio, anzi, particolarmente per certi versi quotidiano, direi ordinario. Perché il disgusto è una sensazione di empatia, è un'esperienza di empatia negativa che, per esempio, proviamo molto spesso nei confronti di situazioni di degrado o di emarginazione. Ed è una risposta totalmente non consapevole, non cognitiva, non, come dire, frutto di una riflessione o di un'immaginazione, ma è una risposta tutta corporea, viscerale e immediata. È l'analogo, per dire così, del contagio emotivo, con la differenza però che appunto provo disgusto per qualche cosa o per qualcuno che, in cui mi imbatto, in cui posso imbattermi anche quotidianamente. Come vedete, questo esempio non ci parla di qualche cosa che è lontano da noi, ma ci parla di qualche cosa che possiamo veramente incontrare nella nostra quotidianità. Da questo punto di vista, credo che l'esempio della Nussbaum, l'attenzione che dà la Nussbaum a questo tema, che è un tema anche molto, se ne sono interessati anche altri studiosi, ovviamente, altri filosofi. Il disgusto è, come dire, la versione hard del brutto. Ci sono dei libri recenti su questo aspetto, però mi sembra appunto altamente emblematico dell'importanza che oggi bisogna ridare a questo aspetto dell'empatia negativa. Se Andrea ha giustamente sottolineato il fatto che tendenzialmente, ed è una delle prime cose che ha detto, già altamente problematica, per empatia si intende il sapersi mettere nei panni altrui, tra l'altro vi faccio notare che nei diversi modi di dire tra l'italiano, l'inglese e il francese c'è una bella differenza, perché una cosa è dire mettersi nelle scarpe degli altri, una cosa è dire mettersi nella pelle degli altri, eh? Comporta una bella differenza, c'è una implicitamente c'è è un modo di dire che rimanda a un modello culturale dove è in gioco meno, per esempio, la nudità dell'individuo oppure l'essere un individuo, già un individuo sociale, come nel caso appunto delle scarpe. Sapersi mettere nei panni dell'altro è una
lettura dell'empatia che effettivamente, come Andrea ci ha mostrato, dimentica almeno due cose. La prima, il ruolo della corporeità, la questione dell'embodiment, cioè l'empatia che invece ha delle radici e delle origini fondamentalmente biologiche, organiche e corporee. È una risposta corporea a un altro corpo, a uno spazio, a un ambiente, a un paesaggio, a una cosa, eccetera. Può essere poi, appunto, come dire, attiva o può essere statica, come ci ha mostrato, ma fondamentalmente l'empatia si radica nel corpo. Questo aspetto invece viene ovviamente dimenticato. Già nella definizione di sapersi mettere nei panni dell'altro, già in questo sapersi, diciamo, si allude, sembra alludere a una capacità di governo, diciamo così, a una competenza, laddove invece l'empatia fondamentalmente è qualche cosa che mi accade, è una risposta del mio corpo a qualche cosa che in qualche modo lo interpella. È così che l'Ips l'ha intesa quando ha parlato di empatia negativa. Ma soprattutto la seconda cosa che si perde, appunto, non è solo la dimensione corporea, ma è questa dimensione della negatività. Fusillo e Ercolino si sono molto concentrati su questo aspetto e credo che hanno anche ben colto un momento storico, cioè è un momento in cui c'è bisogno di ritornare a questo tema. È un momento in cui si può, e questo ovviamente viene in particolare anche da Fusillo, che nasce come grecista, come antichista della normale, è un momento in cui bisogna anche ripensare la catarsi aristotelica, per esempio, e comprendere oggi come può essere reinterpretata e riformulata oppure appunto letta in un altro modo. La cosa su cui voglio però fermarmi ora per vedere se ci sono delle domande è un'altra che mi sembra, come dire, importante rispetto a questa trattazione, questo recupero dell'empatia negativa degli ultimi anni. In particolare, appunto, questi due studiosi italiani ricorrono a degli studi di narratologia letteraria e cinematografica, sono gli esempi su cui ha chiuso la sua relazione Andrea Pinotti, e dicono che bisogna distinguere, per comprendere bene l'empatia, bisogna distinguere l'allineamento dall'adesione. Io posso trovarmi in una situazione di allineamento con un personaggio perché ci sono stati una serie di strumenti formali per mezzo dei quali, per esempio, il testo letterario o il testo filmico determina l'accesso appunto al personaggio da parte mia come lettore o come spettatore. Strumenti formali, strumenti linguistici, strumenti retorici, il punto di vista adottato, il dettaglio della descrizione dei personaggi, eccetera, eccetera. In questo caso, appunto, mi allineo con il personaggio non necessariamente condividendone, per esempio, la visione del mondo, i valori, i giudizi, le ideologie, le credenze e così via. Adesione invece è quello che riguarda una solidarietà che viene percepita da me come lettore o spettatore, che può essere parziale, completa o ambivalente e che si manifesta ogni volta che mi trovo a schierarmi con un personaggio o con quello che per me rappresenta. È importante questa distinzione, secondo gli autori, perché ci lascia lo spazio per comprendere che nell'empatia negativa posso, per tutta una serie di costruzioni appunto linguistiche, essere allineato con il personaggio
moralmente, come dire, condannabile e orrendo, ma posso invece avere uno spazio di libertà e uno spazio di decisione per emanciparmi dall'adesione, no? Con empatica, con le sue emozioni, appunto, violente o quant'altro. Dunque, simpatizzare e empatizzare non comportano necessariamente un'adesione morale o una complicità ideologica, non comportano alcuna adesione, data che possono essere attivate da un allineamento che è frutto solo di molteplici strategie, per esempio narrative, o di una costruzione, ricostruzione mentale ai personaggi che io mi faccio nella mia immaginazione. Volevo leggervi una cosa per comprendere, per riflettere con voi su un, e poi se credete appunto, vediamo se riesco a ritrovarla, scusatemi un attimo, sto aprendo il PowerPoint. È una pagina da è una pagina da Anna Karenina. Se bloccato subito. Se posso intervenire velocissimamente, solo per ricordare, l'ho già scritto nella chat, che potete comunque porre domande ai relatori attraverso appunto la chat. Grazie. Grazie. Un attimo solo che recupero la... Se la recupero... La prendo da qui, forse è più semplice. Ricordiamoci che abbiamo promesso alle 16:28. Finiamo perché c'è il professor Pinotti che deve... Allora, no, ma lo dicevo agli altri alle 18:28. Alle 18:28. Filippo è scomparso. E non so se aspettiamo un momento magari che recuperi il testo che citava, altrimenti c'erano un paio di questioni che sono state già sollevate in chat. Non so, forse è il caso di aspettare che Fimiani trovi il testo che voleva citare. Magari posso cominciare a provare a rispondere a qualche domanda, oppure Salvatore, tu vuoi dire qualche cosa sul disgusto? Ma preferisco, cioè, citerei perché chiaramente ho delle risonanze, perché ho fatto per 22 anni, lavoro da 22 anni nel campo del maestro di strada, diciamo. Però è molto meglio che parli, faccia delle domande a qualcuno del pubblico. Ma allora, una domanda che è stata posta da Giuseppe è questa: come mai non ha citato Daniel Goleman tra i padri del rilancio dell'empatia?
E poi l'altra questione che era stata sollevata appunto da Salvatore Pirozzi sul disgusto nell'ambito dell'educazione. Queste sono le due questioni che adesso per adesso sono state sollevate. Continuo a ricordarvi che avete tranquillamente la possibilità di porre domande, basta che le scriviate nella chat e poi dopo le porto io ai relatori. Grazie, ma rispetto a Goleman non l'ho citato perché non mi sembra, scusate, sempre peggio, anche perché hanno spento il riscaldamento. Non mi pare che dei tanti teorici che si sono occupati di empatia, Goleman abbia elaborato un modello proprio, potrei sbagliarmi, un modello specifico, ne parla in termini di ruolo che gioca l'empatia nell'intelligenza sociale, ma ecco, non mi sembrava che fosse un'elaborazione specificamente declinata in un senso particolare suo individuale. Non so se, spero che vado nella chat, chi ha posto il problema di Goleman. Nel frattempo sono arrivate anche altre domande, non so se le volete Vedo. raggruppare, Sì, oppure ecco, ditemi come preferite muovervi. Giuseppe aveva posto questa domanda. Non so se Giuseppe vuole intervenire rispetto a Goleman in particolare. La domanda Vorrei molto. aggiungere che Giuseppe, Ha proprio alzato lui, la ha mano, sì. scritto. Ah, ok, bom, perfetto. Posso, intanto apprezzo percorso che avete fatto vivere o rivivere, ecco, con i vostri interventi. Volevo su Goleman, è una piccola curiosità, perché personalmente l'ho apprezzato molto e mi sembra che abbia contribuito a divulgare l'intelligenza emozionale e io abbino alla empatia, ecco. Mi ero incuriosito. Di fuori questa. Poi ho posto anche la seconda. Giuseppe, la sentiamo piuttosto male, purtroppo. Non so se sono io solo o se anche gli altri hanno una difficoltà. Anch'io non la sento male. Provo ad avvicinare meglio. Si sente male. Altrimenti posso leggere io la sua domanda, Giuseppe, se vuole. Grazie mille. Allora Giuseppe domanda, la reazione emotiva è anche fisiologica di fronte a un'immagine o filmato a sfondo erotico? Rappresenta una reazione empatica che riflette quindi un vissuto e per questo può essere diversa o molto diversa tra persone e persone? Poi magari già Sì, che ci sono le porrei anche le altre domande, così in modo tale che dopo le sto riesco a leggendo, rispondere. anch'io, Antonio, in effetti Ok, per cui avevo abbiamo aperto Gerti che qui, sì. dice. Mettersi troppo nella pelle degli altri, il collasso del sistema relazionale avviene quando la toppa, l'empatia, comporta la perdita del proprio sé. Era questo il concetto? Grazie. Poi una domanda molto, come dire, secca ma interessante di Ilaria. Cosa rende empatici? Che poi aggiunge, ci sono persone empatiche e altre no, o almeno lo sono molto meno. Per questo mi chiedo cosa rende diversamente empatici. Queste sono le questioni sollevate fino ad oggi, fino a questo momento. Sono tutte domande alle quali si potrebbe dare una risposta se si fosse preliminarmente stabilito esattamente che cos'è l'empatia o quale dei tanti concetti o declinazioni o interpretazioni che sono state date di questo concetto ci sta bene. Nel senso, per dirla in maniera legata alle singole domande, no? Mettersi troppo nella pelle degli altri, il collasso del sistema relazionale, Gerti, effettivamente sì, lo diceva prima anche Filippo, l'avevo accennato anch'io prima, molti teorici dell'empatia sostengono che quando si ha la perdita del sé nella fusione, appunto lì è una immedesimazione in cui non ci sono più io, non c'è più l'altro, non c'è più dialogo, non c'è più interlocuzione. Perché c'è semplicemente un collasso, cioè c'è semplicemente Ah. un appiattimento dell'identità. Da quel punto di vista, l'empatia
Viene meno perché l'empatia vive dello scarto, della distanza, dell'esposizione anche al fraintendimento, al rischio dell'incomprensione e la rinegoziazione continua della mia relazione all'altro. Partendo dalla premessa che questo avvicinamento all'altro è, come direbbero in matematica, asintotico, un po' come le che si incontrano all'infinito, no? Che non si incontrano mai, ma appunto è un processo, un movimento di avvicinamento verso che non può mai diventare identificazione, perché lo dice la parola stessa, l'identificazione nella fusione verrebbe meno la copresenza di due individui nel rapporto relazionale. Per questo che forse quando si parla della coppia simbolica madre-neonato, no? Che molti studiosi descrivono come una relazione empatica, forse lì, proprio perché il neonato non si è ancora distaccato di fronte ad un non sé, e la madre, per una particolare magia che avviene intorno al momento del parto, durante i mesi della gestazione e subito dopo, forse in quel caso, proprio perché non c'è una totale differenziazione in questo symbolon che è la coppia madre-bambino, forse non si può propriamente parlare di empatia. Cosa ci rende empatici? Si riallaccia nella sua secchezza, secondo me, alla domanda di Giuseppe, che è invece articolata rispetto, ad esempio, alla immagine o un filmato a sfondo erotico. Ci sono delle concezioni che riguardano un'empatia, diciamo così, fredda, cognitiva, leggere la mente altrui, capire che cosa sta passando per la mente dell'altro, avere una cognizione degli stati mentali dell'altro soggetto, e c'è invece un'empatia che è più viscerale, un'empatia che è più di pancia, diciamo così, no? Quando io però mi immedesimo nel personaggio al punto da sentirmi il personaggio stesso, allora lì ci sono degli studi sulla spettatorialità cinematografica molto interessanti, fino a che punto, lo diceva anche Filippo prima, no? È un'immedesimazione finzionale del personaggio, per cui non necessariamente sposo quelle che sono le sue, o abbraccio quelle che sono le sue posizioni sul mondo, ma ci può essere anche un'immedesimazione dal punto di vista dell'embodiment corporeo. E questo può avvenire anche nei confronti di personaggi che non hanno nessuna forma di realismo, di fotorealismo, diciamo così, o di mimesi della rappresentazione, ci sono delle incorporazioni, delle incarnazioni anche di personaggi molto stilizzati e geometrizzati come Super Mario dei videogames. Filippo, sei ricomparso. Non ti sentiamo però. Attivare il microfono. Sì, no, c'è stato un crash sull'altro computer, quindi sono riapparso su quest'altro. Non so quando è che sono scomparso perché non me ne sono reso conto. Sei scomparso quando stavi cercando un testo. Non so se l'hai Di Anna trovato. Karenina, se non sbaglio. Sì, no, vabbè, ma non fa niente, ora non c'è. È un momento in cui ma lo avevo, come dire, ve lo volevo proporre come esempio, perché è un momento in cui il marito di Anna Karenina si rende conto e si per la prima volta prova a immaginare di entrare appunto nella testa, nei panni della moglie, ma questa cosa per lui è un abisso, lo trova una cosa impossibile, l'abisso è la vita che rifiuta. L'esempio che però vi volevo sottoporre era perché lì ci troviamo in una situazione un po' paradossale, perché da una parte ovviamente empatizziamo per Anna e con Anna, con la quale abbiamo anche la nostra, diciamo, abbiamo un atteggiamento sia di simpatia che di empatia.
Però allo stesso tempo non possiamo non avere un, pur non aderendo, come vi ho detto prima, ma grazie alla costruzione allineata a quello che dice il marito, non possiamo non sentire anche e provare una certa forma di medesimazione con questo personaggio che però non suscita sicuramente la nostra simpatia. Ed era appunto uno dei tanti esempi possibili in cui emergeva con forza l'ambivalenza e l'ambiguità con chi proviamo, con chi empatizziamo, che è una domanda credo importante, che era emersa sicuramente dagli esempi che aveva fatto Andrea Pinotti. Con la vittima, con il carnefice, e qua non stiamo parlando di questo perché chiaramente non siamo a un livello così alto, diciamo, non c'è una violenza di questo tipo, però la domanda resta la stessa. E quindi era l'esempio che vi volevo fare, ma ora non voglio tediarvi con questo. E ci sono un altro paio di domande e poi c'era la tematica di cui voleva parlare Salvatore. Una dice, Olga, quanti tipi presumo di empatia ci sono? E poi Federica che dice, nella disciplina del visual merchandising, l'immedesimarsi nella situazione ricreata con l'esposizione della merce e lo stimolo del desiderio dell'acquisto sono da considerarsi empatia, ma anche un'ipatia nel senso di ricreazione di una situazione reale futura? Ecco, solo una piccola nota, sono i 19, quindi se volevamo chiudere un po' prima della mezza, qualche minuto prima della mezza, per permettere a Andrea di andare tranquillamente a prendere il treno, avremo queste due questioni più quella di Grazie, mi Rob. spiace di essere un po' rigido, ma purtroppo c'è uno sciopero dei mezzi e quindi, come dicevo prima, rischio di dover dormire in dipartimento se non esco per tempo. Dunque, tipi di empatia, anche qui, a seconda di come la si prende, di come, e di quale delle tante interpretazioni si assume come quella più adeguata. Direi che bisogna considerare uno spettro che va da un'empatia più fredda, più cognitiva, come dicevo prima, appunto una capacità di leggere gli stati mentali altrui, non necessariamente per abbracciarli, non necessariamente per sintonizzare essi, ci si può mettere nei panni degli altri senza affatto trovarcisi bene, per esempio. E un'empatia invece più calda, più viscerale, più emozionale, che proprio per questo però sfiora l'area del contagio emotivo, quando ci si sente trascinati, ad esempio, da situazioni in cui io piango molto volentieri. E molto facilmente al cinema, ecco, ma non credo di essere particolarmente sensibile su delle forme di contagio emotivo che mi afferrano senza che ci sia da parte mia una particolare propensione alla comprensione degli stati altrui. La domanda di Federica, io non sono un esperto di visual merchandising, sono un esperto di teorie e di pratiche della pubblicità. Credo che fondamentale per il merchandising sia farti sentire interpellato come individuo e come individuo unico, per cui il tuo status sociale aumenta e migliora nel momento in cui tu avrai acquisito quel prodotto. Ma dal momento che nel mercato più si vende a più individui possibili, meglio è una pseudo-unicità che in realtà interpella nella misura auspicabilmente più ampia possibile il maggior numero di individui. In quel caso parlerei corrispondentemente di una pseudo-empatia. Pseudo-empatia rivolta a una pseudo-individualità. Sì.
Salvatore, se volevi parlare della tua esperienza come ceppo. Riesco a essere solo super telegrafico. Allora, punto primo, perché mi sono messo in situazioni di risonanza, vedere quello che ascoltava, come mi risvegliava ricordi della mia esperienza, diciamo, educativa in quartieri difficili. Passatemi questa espressione abbastanza generica. Uno, la prima cosa, secondo me, su cui riflettere è che se noi ci poniamo, pensiamo di porci in una situazione empatica, dobbiamo pensare che i ragazzi stanno facendo la stessa cosa, cioè non siamo soltanto noi padroni della facoltà o della competenza empatica, soprattutto se la osserviamo in termini proprio di capacità di leggere il corpo, i messaggi fisici che noi emaniamo, i ragazzi sono uguali. Secondo, noi siamo nati, definendo il nostro lavoro nei quartieri spagnoli a Napoli, un incontro antropologico. E sarebbe interessante, sarebbe stato, adesso mi risulta interessante, capire in che maniera l'empatia, che allora nel 98, parola che non usavamo, aveva a che fare con questa dimensione dell'incontro antropologico, perché significava sospendere tutto il nostro sapere, il nostro presunto sapere, di poter immaginare, di poter decodificare l'altro davanti a noi, che era sostanzialmente un ideal tipo, di fronte a una marea di persone che palesemente erano diverse. Terzo, la prima sensazione è appunto l'empatia negativa, il senso del disgusto. È la prima esperienza che abbiamo fatto e di cui abbiamo parlato. Io non tanto perché, francamente, sono nato in un quartiere poverissimo e quindi ero un po' abituato, ma la sensazione di disgusto per alcune cose che, anche ideologiche, no, per certi aspetti, ma parlo soprattutto di quello fisico, è stato un impatto fondamentale per farci riflettere ancora meglio, ma avevamo la fortuna di fare un lavoro che era fortemente assistito, fortemente tutorato. In questo caso da un'equipe anche di carattere psicologico, anche di altissimo livello, fino alla Tavistock di Londra, voglio dire. Un'altra cosa, mi sembra che l'empatia possa avere a che fare anche con la manipolazione, e mi avrebbe fatto piacere sentire dell'Attimo Fuggente che cosa ne pensate in questa chiave. È un film che narcisisticamente io ho amato. Dopo un poco è un film che io odio, insomma, lo trovo un film terrificante da questo punto di vista. Niente, questa era solo. Però mi sembrava, come dire, importante provare a raccontare questa mia esperienza di risonanza tra le parole sentite, il rivivere la mia esperienza riguardandola con altri occhi, cosa che mi è capitato, e poi proporre questo modo di riflessione a chi c'è dentro il proprio campo, tornando a un assunto fondamentale che noi abbiamo, che l'incontro con questi saperi, anche molto, molto, molto belli, molto costruiti, molto forti, non noiosamente accademici, ma comunque con una struttura molto forte alle spalle, dobbiamo abituarci a considerarli strumenti per agire, non soltanto fini a se stessi, ma credo che il treno ha fischiato, come diceva Luigi Pirandello. Io lascio Filippo parlare con voi dell'Attimo No, ma Fuggente. penso che dobbiamo salutare un po' tutti perché Beh, se signore. permettete, volevo intanto ringraziare sia Andrea Pinotti che Filippo Fimiani per queste relazioni molto ricche, molto importanti e permettetemi di dire per primo Pinotti così può andare, no? Visto che ha preso appunto, volevo appunto evitare che perdesse il treno e fare questi ringraziamenti con qualche minuto di anticipo. Ringrazio tutti voi per l'invito, Antonio Salvatore, la Fondazione e Filippo per le cose. Grazie mille. Dai che stiamo muovendo velocemente i piedi immaginando di prendere il treno. Quindi... Empaticamente. Grazie Buonasera a tutti, grazie per esserci stati, mille. grazie per la Grazie vostra ancora. presenza. Grazie a voi, magari anche già che ci siamo, auguri di buone feste, visto che fra poco Auguri a si tutti arrivano. voi. Auguri a tutti quanti. Grazie molto. Sono i 27, se volete, intanto che Pinotti è andato, se volete finire di parlare dell'Attimo Fuggente per questi 3 minuti, altrimenti possiamo anche considerare, diciamo, la cosa come finita. Sono i 27, appunto. E comunque i partecipanti stanno man mano ringraziando anche loro e ci Ti stanno vedo. salutando. Salutiamo e ci diamo gli auguri, che è forse la cosa più sensata anche con i partecipanti. Che... Ah, c'è Giuseppe che ha alzato la mano, se Oh, vuole prego, parlare. prego.
No, due parole su questo terrificante per l'attimo fuggente, ecco, anche 30 secondi perché era un film cult per noi, quindi mi sarei grato. Ah no, perché là, cioè, dal mio punto di vista, non è concepibile che poi un docente riesce a imprimersi talmente in maniera talmente forte da produrre comportamenti uguali in tutti quanti e comportamenti identificatori. Io dico sempre, per la mia esperienza da allievo, non da maestro, che il maestro più bello è quello che poi ti aiuta a capire che tu sei diverso da lui. Là c'è, non che ti spiega che sei diverso, ma che ti fa fare esperienze, per cui tu poi capisci che per quanto apprezzi tutto quello che ti ha dato, l'esito, che sembra paradossale, ma non lo è, di quelle cose che ti sono state, di quelle esperienze che ti sono state donate, è di farti capire che tu sei anche diverso da lui, puoi essere diverso. E là la cosa va bene, perché la cosa è un elemento di ricchezza e non un elemento di povertà. Ecco, io trovo L'attimo fuggente un film molto violento. Poi mi sono veramente, io mi sono commosso quando l'ho visto, questo è un altro discorso, e mi sono commosso quando sono tornato in classe e ho trovato i ragazzi in piedi sui banchi. Poi dopo ci ho ripensato e ho detto: così non va bene, non solo perché si sporca di banchi, ma anche perché c'è qualcosa che non va. Vabbè, poi ci capiteranno occasioni, tanto Certo. io, Allora, magari possiamo contattare direttamente, ci vediamo a Trento, possiamo contattare delle occasioni, non solo con Giuseppe, ma con chi volesse, possiamo felicemente accogliere suggerimenti anche di, non, anche solo da alcuni, intendiamoci, di poter proseguire questa chiacchierata magari di persona dentro la fondazione. Magari ci rivediamo assolutamente sì, certo. L'attimo fuggente, ecco, ci rivediamo l'attimo fuggente, parliamo. Potrebbe essere un cineforum da proporre appunto una delle prossime volte, no? Sto scherzando ovviamente. Quindi niente, siamo arrivati appunto ai 29 e quindi ormai ci siamo come orario e rinnovo gli auguri di buone feste e ringrazio nuovamente i relatori, ringrazio chiaramente anche Salvatore, ringrazio, ecco, importante cosa che non ho fatto prima, tutti i colleghi che hanno supportato la realizzazione di questo webinar, quindi anche dal punto di vista tecnico, che hanno curato tutte le parti più, come dire, più appunto tecniche, che sono di vitale importanza perché altrimenti non si riesce proprio a fare. E niente, vi saluto di nuovo e grazie di nuovo. Arrivederci a tutti. Grazie ancora.